Toscana TV, e dalla doccia fredda per la bocciatura del TAR alla speranza concreta di un impegno diretto della Fiorentina. Per il restyling dello Stadio Franchi di Firenze le ultime ore sono state davvero da montagne russe, ma ora, dopo le parole del direttore generale della Fiorentina Barone, il termometro punta decisamente verso l'ottimismo. Potrebbe essere la società fiorentina il più importante alleato del sindaco Dario Nardella nella vicenda legata alla riqualificazione dello Stadio Franchi. La novità arriva subito dopo la doccia fredda della netta bocciatura del TAR del Lazio al ricorso presentato dal comune di Firenze contro il definanziamento di 55 milioni deciso dal governo sul totale destinato al progetto del nuovo Franchi. Una decisione che impone al comune di trovare da solo le risorse mancanti per andare avanti con la strada già intrapresa per il futuro dell'impianto, senza rischiare di perdere il resto dei finanziamenti se non si riuscisse ad aggiudicare la gara entro il prossimo 31 dicembre. Così agli orecchi di Nardella sono risultate come il miele le parole dette dal direttore generale della Fiorentina Gioi Barone prima della sfida di ieri sera a San Siro contro il Milan. La sentenza del TAR, ha detto Barone al microfono di Sky, non ci preoccupa. Il Franchi è un progetto serio, abbiamo bisogno di certezze su dove la Fiorentina andrà a giocare. Fortunatamente c'è un progetto esecutivo con soldi già stanziati per il restyling del Franchi. La Fiorentina, ha concluso Barone, chiede di sedersi al tavolo con il ministro Abodi e con il comune di Firenze. Richiesta che il sindaco Nardella ha subito colto al volo. È un'apertura molto importante sul Franchi quella della Fiorentina, il primo commento del sindaco. Parole significative che confermano un lavoro condiviso che non parte da ieri. Da parte nostra, ha proseguito Nardella, confermiamo tutte le scadenze della gara in corso per i lavori allo stadio, che si basa su risorse economiche certe, ovvero quelle stanziate dal MIC per il restyling. Allo stesso tempo, ha concluso il sindaco, ribadiamo che il progetto verrà realizzato nella sua interezza e che non ci preoccupa l'individuazione di modalità per recuperare le risorse economiche necessarie. E una ventina di persone hanno occupato questa mattina un immobile in Viale Gramsci a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Tra gli occupanti, che dovrebbero essere tutti stranieri, ci sarebbero anche alcuni bambini. Sul posto è intervenuta la polizia. L'occupazione è stata poi rivendicata dal Comitato per il diritto all'abitare, che nasce dalla scissione del movimento di lotta per la casa. Viene spiegato che l'immobile era stato espropriato dalle ferrovie in seguito ai lavori per l'alta velocità e da allora risultava abbandonato. Andiamo ora invece a Livorno, perché abbiamo seguito i controlli della Capitaneria di Porto per verificare la conformità e la tracciabilità dei prodotti ittici. È un'etichetta che vale la vendita del prodotto ittico. Senza di questa si incappa in violazioni con annesse sanzioni. Con la Capitaneria di Porto di Livorno entriamo al mercato centrale. Con metro alla mano si misura il pesce venduto al dettaglio. Per esempio la triglia, per la regolamentazione europea, deve misurare non meno di 11 cm. Un altro esempio? La taglia minima per il nasello è di 20 cm. Parametri che svelano la conformità delle attrezzature da pesca usate dai pescatori. C'è una grande varietà di pesce sui banchi, ciascuno ha una sua storia che deve essere mostrata. Sull'etichettatura devono essere indicati il nome commerciale del prodotto ittico esposto per la vendita, la sua denominazione scientifica, il metodo di produzione, l'area nel quale il prodotto è stato catturato e l'attrezzo che è stato utilizzato per effettuare quel tipo di pesca. Noi verifichiamo inoltre la tracciabilità di quel prodotto ittico attraverso la documentazione commerciale. Durante i controlli si verifica anche se sono esposti prodotti ittici vietati alla vendita in maniera definitiva, come squali, delfini o come mollusco, il dattero. Poi c'è il cosiddetto periodo transitorio, e cioè mesi in cui uno specifico pesce non può essere pescato, come il pesce spada, la cui pesca è vietata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, o l'astice e l'aragosta, che non possono essere catturati da gennaio ad aprile. Le violazioni più frequenti riguardano la mancanza di tracciabilità e la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, esegue controlli a 360 gradi. Si effettuano controlli a bordo dei pescherecci, all'atto dello sbarco, nel momento in cui i prodotti vengono posti nei centri d'asta,
Vengono effettuati i controlli inoltre presso i punti di vendita all'ingrosso, nei punti di importazione, fino ad arrivare alla ristorazione. Ecco alcuni consigli per un acquisto consapevole. Consigliamo ai consumatori che acquistano il pesce presso le pescherie di chiedere con esattezza la vera identità del prodotto ittico, il suo vero nome, la sua denominazione scientifica e la provenienza, in particolare la zona di cattura e se il prodotto è stato decongelato. Parliamo sempre di controlli, ma questa volta per la sicurezza sui luoghi di lavoro, perché la Regione Toscana ha deciso di prolungare almeno fino a tutto il 2025 il piano lavoro sicuro. La Regione ha deciso di proseguire ancora fino almeno a tutto il 2025 il piano lavoro sicuro lanciato nel 2014 dopo il rogo dell'azienda tessile Teresa Moda di Prato del 1 dicembre 2013, costato la vita a 7 operai cinesi che nel capannone della ditta ci vivevano e ci lavoravano. Dal 2014 il piano è già stato rinnovato 3 volte e sono state controllate 18.625 imprese, di cui quasi 11.000 nella sola area pratese. I numeri sono positivi. Quando il programma straordinario è partito, solo un'azienda su 5 tra quelle visitate a Prato, per lo più del distretto tessile cinese, risultava completamente in regola ai controlli. Nel 2020 le aziende in regola erano diventate 1 su 2, poi salite nel corso del 2023 a oltre il 64%. I controlli, viene spiegato, hanno avuto risvolti positivi anche sul fronte della regolarità fiscale e del pagamento delle tasse, sullo sfruttamento della manodopera e il contrasto alla concorrenza sleale che fa male al tessuto economico più sano e ligio alle regole. I costi del programma continueranno a non gravare sul fondo sanitario. I 500.000 euro necessari per i prossimi 2 anni di attività saranno infatti interamente coperti dai proventi delle sanzioni comminate sulla sicurezza sul lavoro. Basti pensare che solo con le ispezioni del piano lavoro sicuro dal 2014 ad oggi sono stati incassati quasi 26 milioni di euro. È la seconda edizione della giornata delle professioni che si terrà a Palazzo Vai a Prato, sarà nel segno della solidarietà verso le famiglie e le imprese che sono state colpite dall'alluvione del 2 novembre. Sabato 2 dicembre Palazzo delle Professioni torna ad aprire le sue porte nell'edificio storico di Palazzo Vai per una giornata di festa nel segno concreto della solidarietà, un impegno per la rinascita e un modo per celebrare questa realtà che da 13 anni riunisce ben 8 ordini professionali tra architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, farmacisti, ingegneri, periti industriali e collegio dei geometri. Agli ingredienti nella prima edizione della giornata delle professioni, che lo scorso anno ha richiamato la partecipazione di oltre 500 persone, si aggiungerà quest'anno una forte connotazione di solidarietà alle famiglie e alle aziende alluvionate, sia in termini economici con una raccolta fondi speciale per il Comitato Città di Prato Pro Emergenze, che di messaggio di ripartenza al territorio così duramente colpito. È per veramente sottolineare che siamo una cinghia di trasmissione fra i cittadini e le istituzioni, un'interfaccia che deve essere sempre più aperta a tutti. Non viviamo sulle torri d'avorio, siamo costantemente sul territorio. Alle 16 ci sarà un laboratorio artistico per bambini per la realizzazione di un albero di Natale con i materiali di recupero dell'alluvione. Alle 17 il concerto omaggio a Ennio Morricone e alle sue grandi musiche da film. La conclusione alle 19 con il brindisi di auguri e il saluto dei padroni di casa, i presidenti di ordini e collegi, alla presenza delle autorità. È successo di pubblico per la prima edizione di Frantoglio, la mostra mercato dell'extravergine di Impruneta. Alla fine si è trasformata in una festa che ha voluto celebrare l'eccellenza di un territorio, quello di Impruneta, che oggi riscopre nel suo extravergine uno dei motori dell'economia e del turismo. Frantoglio, la prima edizione della mostra mercato dell'olio evo di Impruneta, ha infatti registrato un successo di pubblico e critica e ha portato alla ribalta i suoi 4 frantoi, patrimonio di un intero territorio, quello del Chianti. Olive di qualità, ma anche percorsi e procedure di frangitura
moderne, investire proprio anche sui frantoi sia davvero il modo per innalzare la qualità del nostro olio. Un olio, quello 2023, purtroppo non abbondante a causa delle molte piogge cadute in modo particolare nel periodo primaverile. Non essendoci stata un'impollinazione normale, già lì c'è stata una percentuale di olive che non sono venute fuori. La mostra mercato ha offerto ai molti visitatori l'opportunità di esplorare e approfondire l'arte millenaria legata alla produzione dell'extravergine, anche attraverso interessanti tavole rotonde e soprattutto panel di assaggio. Nella due giorni è stato bello anche assaggiare cocktail a base di olio evo, ma anche scoprire contenitori per l'olio sostenibili e riutilizzabili come accessori moda. Banalmente una borsa, pezzo unico, perché non rifarò mai le stesse grafiche, quindi comunque le grafiche sono pezzi unici studiati da me. Frantolio ha celebrato un pilastro della nostra cultura gastronomica e simbolo di qualità e sostenibilità. È un'idea che si può ampliare e può trovare nuovi legami per lanciare questo prodotto, che è uno dei più importanti, peraltro tutti gli anni trova dei riconoscimenti nazionali e internazionali del nostro territorio. E ci spostiamo ora in Maremma per parlare di un progetto di economia circolare che unisce la produzione della birra a quella del formaggio. Dalla birra al formaggio, si chiama Bircacio il progetto studio pilota di economia circolare in Maremma, i cui risultati sono stati presentati nella sala conferenze di Confagricoltura Grosseto. Il progetto è stato finanziato dalla misura del PSR della Regione Toscana e dal leader Far Maremma e ha coinvolto l'azienda Neri e l'azienda Saba. Questo progetto nasce l'anno scorso, cioè nel 2022, con un'idea di economia circolare, utilizzare gli scarti della produzione della birra per l'alimentazione delle pecore della Angela Saba. Questo progetto è accompagnato e seguito dall'Università di Pisa. Qual è stato per lei l'impatto? Contando che ogni produzione abbiamo uno scarto di 140 kg per 500 litri di birra, è un grande risultato. Ma quali sono gli esiti del progetto? I risultati più incoraggianti hanno dimostrato la possibilità di sostituire con trebbie di birra essiccate provenienti da microbirrifici locali i mangimi concentrati che normalmente si acquistano in queste aziende. Non è calata la quantità e non è calata nemmeno la qualità del latte prodotto. Ci sono differenze ovviamente da un punto di vista delle caratteristiche nutrizionali dei formaggi e anche dei profili aromatici, ma i dati ci sono molto incoraggianti per quanto riguarda la possibilità di ridurre il consumo di concentrati, che ovviamente provengono da materie prime non prodotte in Europa nella maggior parte dei casi, o addirittura quindi provenienti da paesi come il Sud America. In termini ambientali, come si può quantificare l'impatto del progetto? Le differenze sono notevoli. Come risparmio, se venissero sostituiti all'interno della razione degli ovini le trebbie di tutti gli ovini della Toscana, arriveremo ad oltre 150.000 tonnellate risparmiate in questo caso studio in cui si utilizzava un determinato tipo di mangime. Ed è durato 11 giorni il viaggio dalla Toscana al Mali di un falco pescatore. Mina è stato seguito con il GPS. Dall'ombrone al fiume Niger in Mali, 3200 km in linea d'aria, questo è il tragitto che ha seguito Mina, la femmina di falco pescatore nata in uno dei nidi del Parco della Maremma nel 2023, segnalata qualche giorno fa vicino a un duobongo sul fiume Niger dopo aver attraversato il deserto del Sahara. Tra i vari nati di quest'anno, Mina era l'esemplare che meno si era allontanata dal proprio nido, con un timido spostamento fatto a settembre per raggiungere il medio corso dell'ombrone, poco lontano da Paganico. Un volo di prova evidentemente per prendere coraggio e cimentarsi nella grande traversata. Mina è partita verso sud l'8 novembre, già il giorno successivo il suo GPS la segnalava in Tunisia, pronta per attraversare il deserto del Sahara. Dal deserto nessun segnale a causa dell'assenza di copertura della rete che lo trasmette, ma 9 giorni dopo, il 19 novembre, ecco di nuovo apparire Mina sulle sponde del fiume Niger. Un viaggio che ha dell'incredibile, ma
ma che pure è all'ordine del giorno per questi rapaci, dalla muscolatura d'acciaio ma dal peso di circa 1,5 kg. L'attento monitoraggio del lungo viaggio è stato possibile grazie al lavoro dei ricercatori coinvolti nel progetto Falco Pescatore, che dal 2002 si è posto l'obiettivo di ricostruire una popolazione nidificante di questo rapace nel Parco della Maremma. Nel 2011 la prima nidificazione nell'area protetta, per poi estendere il progetto alla Diaccia Botrona, la Riserva Statale e Oasi WWF Laguna di Orbetello e altri siti in Italia. Oggi le coppie nidificanti in Italia sono 6, di cui 5 in Maremma, e per chi vuole avere un incontro ravvicinato con i rapaci consigliamo una visita al Parco della Maremma l'11 febbraio, una giornata dedicata ai rapaci con la visita ai principali e più suggestivi habitat accompagnati dai ricercatori dell'ISPRA. E con il viaggio di Mina si chiude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Vi ricordo alle 20:45 l'appuntamento con Casa Viola.